Benvenuti, benvenute, benvenuti tutti di nuovo a un nuovo appuntamento con Daily Flash. Oggi parleremo del 10 febbraio che sta per arrivare, giorno in cui ricorre la giornata del ricordo istituita con legge 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra della più complessa vicenda del confine orientale. Ne parliamo oggi con Marino Micic, direttore dell'Archivio Museo Storico di Fiume e grande conoscitore di una realtà spesso mistificata da correnti politiche avverse. Buonasera, dottor Micic, Sera, benvenuto tra noi. grazie per l'invito, buonasera. Grazie a lei. E ne parliamo anche con noi il presidente della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, dottor Eugenio Ficorilli. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti, ci sei in ascolto. Colgo l'occasione per salutare anche la nostra regia, che è Lorenzo Maiorana e che ci dà un grande aiuto per queste puntate di Daily Flash, per questi appuntamenti con Daily Flash. Buonasera. Dottor Micic, arrivare all'istituzione di una giornata del ricordo non è stato un compito semplice. Ci vuole raccontare gli ostacoli affrontati? Beh, non è stato un compito semplice, innanzitutto perché per lunghissimi anni la vicenda degli istriani, dei fiumani e dalmati, degli esuli e il dramma delle foibe non veniva più trattato in alcuna sede politica, diplomatica, né tantomeno anche dal punto di vista del mondo della cultura e dell'istruzione. Ecco, fino almeno al 1991-92, sfido chiunque ad andare a cercare nelle librerie un libro dedicato all'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia. Ecco, dovremmo attendere un'opera di Arrigo Petacco intorno al 1996-97, poi man mano sono stati pubblicati studi di Raul Pupo e qualche altro studio, non molti per la verità. Purtroppo la complessità, ecco, vengo a rispondere, la complessità di questa storia che è legata molto al secondo dopoguerra, l'Italia paese sconfitto, doveva pagare un prezzo ai vincitori e uno di questi prezzi era la cessione dell'Istria, della città di Fiume, di Zara in Dalmazia. Tito aveva, capo della Jugoslavia, ha preteso anche Trieste, Gorizia e Monfalcone. Ecco, quindi diciamo la vicenda degli istriani si innesta in un grande contesto internazionale molto complesso e naturalmente arrivare a una legge non è stato semplice perché bisognava mettere insieme le varie diciamo, culture politiche dell'Italia. Però il tutto poi alla fine è giunto a felice conclusione, devo dire, perché quando poi è stata votata la legge eravamo ormai ai primi mesi del 2004, hanno votato ben 527 deputati a favore e solamente, se non ricordo male, 12 o 13 deputati votarono contro, alcuni si astennero. Quindi alla fine si è giunti a una felice conclusione e il tutto è stato poi celebrato. Il primo giorno di ricordo, ci tengo a dire, dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi all'Altare della Patria, volle proprio dare l'avvio a quelle celebrazioni che ancora tutt'oggi proseguono. Ecco, nonostante quello che lei ha detto, quindi la quasi totalità della maggioranza vota questa legge, nonostante questo, però, questa ricorrenza viene troppo spesso strumentalizzata dalla politica. In realtà si tratta di italiani che non solo hanno perso la patria e le proprietà, ma che in molti casi hanno subito la peggiore delle torture, la foiba. Come si Sì, spiega questa strumentalizzazione? allora, da un certo punto di vista ogni partito politico, giustamente viviamo in democrazia, porta avanti dei progetti culturali, diciamo, e di conoscenza. La strumentalizzazione, quella negativa, a cui lei fa sicuramente cenno, è quella che si svolge in alcuni ambienti estremi, di estremismi ideologici, insomma legati o alle vecchie ideologie di destra o alle vecchie ideologie di sinistra, in quanto ben sappiamo che lo scontro tra fascismo e comunismo, insomma, caratterizzò il lungo dopoguerra, il fascismo, antifascismo, ecco queste categorie. Purtroppo avvengono dei fatti anche un po' brutti,
in cui ci sono anche, come posso dire, sfregi di monumenti. Ad esempio, io voglio ricordare che nel 2015, quando fu inaugurata la Casa del Ricordo a Roma, dal Comune di Roma, erano presenti quel giorno sia l'assessore alla cultura del Comune di Roma e sia il presidente della Regione Lazio, Zingaretti. E il giorno dopo trovammo, la porta, scassinata, la tabella che ricordava la casa dell'Esodo distrutta e le scritte con falce e martello. Ecco, quello è stato un estremismo che proveniva, da sinistra. Contro chi? Contro delle associazioni, apolitiche come quelle degli esuli, che, io sono figlio di esuli anche, sono direttore dell'Archivio Museo Storico di Fiume, è stato ricordato, e vogliamo invece cosa fare? Cioè vogliamo ricordare certamente, ma non per infocolare gli animi, non per creare nuove divisioni, noi vogliamo ricordare la storia della nostra comunità che ha 2000 anni di, civiltà, di presenza in Istria, Fiume e Dalmazia, adesso in Italia. C'è una minoranza italiana di 25.000 persone, la cultura giuliano-dalmata è ricca. Ricordo che la prima grammatica della lingua italiana fu scritta a Zara da Gian Domenico Fortunio, per dirne una. Niccolò Tommaseo, da Sebenico, grande patriota risorgimentale, scrisse il primo dizionario dei sinonimi della lingua, italiana. Cioè, quindi ho fatto degli esempi semplici, ma posso concludere con Dante Alighieri che nel divulgare eloquenzia le lingue parlate d'Italia segnalava la lingua l'istro-romanzo dell'Istria, no? Quelle lingue prevenete e che erano il derivato, della civiltà e cultura romana attraverso il linguaggio. Quindi noi vogliamo ricordare una lunga storia complessa, non solo quella legata ai tristi avvenimenti, della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra. Bene, Presidente Ficorilli, riferendomi quindi alla cessione dell'Istria italiana a Tito con il Patto Atlantico, di cui ha appena fatto un largo cenno Marino Micic, le chiedo, in termini di conoscenza della storia, degli accadimenti e della tutela dei diritti umani, che cosa è stato fatto e cosa ancora si può fare per onorare una popolazione inerme e vittima inconsapevole di un cambio di confine? Si può fare molto, ma il fatto rientra in un quadro, in un contesto più generale. Noi se andiamo a vedere quanti sono stati gli eccidi, le violenze all'interno del mondo nel corso degli anni o dei secoli, a parte la Shoah che non è caso di parlare, l'abbiamo già trattata come lega in un momento speciale già dedicato, possiamo pensare agli aborigeni australiani, agli indiani del nord e del Sud America, nella storia all'eccidio del genocidio di Katanga, del Ruanda, quell'ucraino, quell'armeno, tanto per citarne alcuni, Pol Pot e la Cambogia, che non a caso adesso il premio Nobel San Suu Kyi, che è stata incriminata anche per l'eccidio del popolo della minoranza del Ruanda, perché musulmani. Per cui voglio dire, è un fenomeno che purtroppo rientra nella storia e viola quelli che sono i principi fondamentali del diritto. Per quanto riguarda il problema degli italiani, noi dobbiamo impegnarci a dare il giusto risalto ai nostri concittadini. Molte volte in questi ultimi periodi si dà più spazio ai non italiani che agli italiani. Questo è sbagliato. Quello che dobbiamo fare è garantire perlomeno gli stessi diritti e gli stessi spazi di visibilità, di agibilità e di espressione. Per cui la lingua, come diceva l'amico Micic prima, è importantissima ed è il nucleo del legame delle popolazioni. Parlare di quello significa dire che al di là se è un metro qua, prima o un metro dopo del confine, che c'è quell'humus uguale, quel comune sentire che noi dobbiamo tutelare e ci impegneremo a farlo, ovviamente. Grazie Presidente. Dottor Micic, anche io mi chiamo Primosic e quindi sono figlia di un profugo di Fiume. E credo che la memoria delle atrocità accadute con il passaggio di consegne dell'Istria al regime titino non debba essere mai dimenticata. E lei ha messo l'accento anche sulla valorizzazione della cultura di quella zona, no? Quindi della cultura anche nel tempo, nei secoli. Quali sono le iniziative messe in campo dal Museo Storico da lei presieduto? Allora, io, diciamo appunto, i fiumani, già tempo fa, nel 1960,
pensarono, quindi parlo di tanti anni fa, 60 anni fa, pensarono di istituire un archivio, un museo, insomma, un ricettacolo di memorie, di documenti che potessero dare alle nuove generazioni la possibilità di continuare la tradizione storica, culturale di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia, anche perché l'archivio museo contiene una biblioteca e documentazione relativa anche all'Istria e alla Dalmazia. Noi naturalmente come istituzione produciamo la rivista di studi storici Fiume, dal 1952 è stata fondata a Roma, primo stampatore l'ebreo di Fiume Pietro Blaier, quindi per dire che il contributo degli ebrei fiumani è stato sempre molto forte, anche per sostenere il museo, poi stesso, l'archivio stesso, non solo la rivista. Dopodiché, ovviamente, questo è uno strumento culturale a cui partecipano numerosi studiosi, non solo gli esuli, come erroneamente si pensa, ma studiosi anche ungheresi. Ultimamente abbiamo prodotto un numero speciale della rivista con contributi di studiosi croati, ungheresi, italiani, per dire, no? Quindi, diciamo, siamo culturalmente aperti a 360 gradi. Abbiamo promosso convegni internazionali sin dal 1999, non solo in Italia, nuovi convegni, voglio dire, ma anche a Fiume Rijeka, che porta il nome croato di Rijeka. E abbiamo anche, proprio l'anno scorso, promosso insieme all'Università di Telematica Niccolò Cusano il primo master sulla storia complessa dell'esodo del confine orientale e il dramma degli eccidi delle foibe. Quindi con 20 docenti coinvolti, tra cui anche nostri studiosi, io stesso, insomma, io ho preparato delle lezioni proprio sull'esodo di Giuliano Dalmati e sta dando dei buoni risultati. Inoltre, quest'anno abbiamo anche, voglio dire, quest'anno c'è il problema del Covid, quindi bisogna promuovere l'iniziativa in maniera diversa. Però, ecco, voglio dire, un dato dell'anno scorso, abbiamo coinvolto 25 istituti scolastici in conferenze, incontri al museo, al quartiere, e anche un viaggio della memoria con il Comune di Roma e la Regione Lazio. Due viaggi abbiamo condotto come istituzione verso Trieste, ma siamo andati poi anche a Pola, a Fiume, proprio per testimoniare la nostra appartenenza alla civiltà europea e all'Unione Europea. Ecco, questo in sintesi. In sintesi, bene, mi sembra che sono tantissime attività. Presidente Ficorilli, in chiusura, lei ha specificato prima nella sua prima risposta che ogni genocidio è un delitto contro l'umanità, naturalmente, quindi sia per non parlare come sempre della Shoah, che è stato il più terribile fra i delitti commessi. Oggi stiamo parlando dell'esodo e del genocidio che c'è stato in Istria da parte dei partigiani titini nei riguardi della popolazione italiana. Che cosa intende fare la Lidu per commemorare quest'anno il 10 di febbraio, giornata del ricordo? Che cosa c'è in programma? Sicuramente prenderemo delle iniziative facendo un convegno, facendo un qualche cosa che ci sarà consentito alla luce anche delle attuali difficoltà dovute al coronavirus. Ma sicuramente è uno di quegli argomenti che deve essere fissato anche nei nostri siti. Io ho visitato per motivi di lavoro, per motivi personali, Auschwitz-Birkenau, dove sono rimasto sconvolto, non tanto perché lì è successo, ma per l'ingegno applicato all'uomo, la scientificità nel costruire dei luoghi di morte sapendo che erano destinati a morire. Noi parliamo di foibe, però io molte volte, foibe, ma quanti sanno che cosa sono le foibe? Quanti sanno come sono morte queste persone? Cioè, a me quello, io mi sono fermato perché stavo riflettendo su questo argomento. Sembra quasi che noi ce ne vogliamo scordare. Le foibe sono dei canaloni, delle fosse carsiche dove venivano gettati vivi le persone e venivano poi uccisi con fucili, con pistole, quant'altro, o facendo saltare le pareti di queste grotte. Ecco, questo è quello che più sconvolge, cioè che degli esseri umani, che fino a poco tempo prima erano quasi fratelli,
si sono messi e hanno ucciso in maniera così barbara migliaia di persone. È questo che noi dobbiamo combattere. Noi dobbiamo essere in prima linea per difendere questo tipo di valori. Il diritto umano non è una battaglia così fatta tanto per chiacchierare, tanto per pulirsi l'animo, ma proprio perché noi dobbiamo evitare che queste cose si ripercuotano. Non a caso ho citato i cibi che ci sono stati nella storia, perché sono dei fenomeni che si ripetono. Dobbiamo dire, dopo questi, basta. Non ce ne debbono essere più. Se riusciremo a portare avanti questo messaggio e riusciremo a evitarlo per quanto possibile, avremo raggiunto lo scopo che ci stiamo proponendo. Ultima annotazione, dottor Micic. Quindi, se, ascoltando il presidente Ficorilli, ricordare l'odio ideologico, ricordare l'odio verso una etnia, verso una razza che era quella italiana, è sicuramente lo scopo che anche il Museo Storico di Fiume vuole raggiungere. Diciamo che certamente io mi collego al presidente Ficorilli, vorrei un attimino veramente confermare quanto da lui detto. Io faccio parte della commissione FOIB, istituita ai sensi della legge 92, della legge ricordo, proprio perché è stata istituita per ricordare il sacrificio, l'uccisione di tanti italiani che si sono trovati nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Perché si dice molti erano fascisti, ma moltissimi, io devo dire che in tanti casi che abbiamo trovato, la maggior parte erano italiani appartenenti anche, non so, al Partito Liberale, Partito Popolare. 54 sacerdoti sono stati eliminati in Istria e 242 insegnanti sono stati eliminati, liquidati, come si legge nei documenti. Quindi io veramente l'uccisione anche va ricordata tremenda, no? Come ad Auschwitz, ma così anche nelle foibe, un modo veramente disumano da ricordare, proprio perché ciò non avvenga più. E diciamo che il discorso e l'odio lì non c'è solo io non lo chiamerei un odio proprio etnico, ma un antagonismo con la parte italiana, perché diciamo l'italiano era diventato un nemico ideologico, il nemico del popolo. C'è un regime comunista che attacca gli italiani per depredarli di tutto, cioè per nazionalizzare i beni, le attività commerciali, le industrie, e quindi diventano. E siccome gli italiani non accettano, gli jugoslavi sanno che resisteranno, è l'unico sistema che trova Tito e la Jugoslavia, quello della liquidazione, dell'eliminazione, fare in modo che nel giro di pochi anni gli italiani in maggioranza se ne vadano, perché se no non si spiegherebbe la presenza di 25.000 italiani oggi organizzate in comunità nazionali a Pola, a Fiume oppure a Rovigno. Ecco, a Fiume ci sono, nella comunità degli italiani, circa 4.500 italiani. Ecco, quindi se fosse solamente, diciamo, il fatto etnico, razziale, ecco, c'è proprio un antagonismo etnico di dominio di una zona, e poi c'è proprio il discorso di eliminare il nemico del popolo. Questo sono i casi che noi abbiamo incontrato. Perché anche dall'altra parte, quando noi prendiamo in analisi il fascismo, il discorso di razza, ovviamente che lì c'è anche da parte italiana, c'è stata una spinta all'interno della Jugoslavia, e poi con la sconfitta della guerra determinate conseguenze si sono viste. Ecco, diciamo che le responsabilità, poi quello che io voglio dire, chi le ha pagate? È la gente, è la comunità. Perché, e poi i Giuliani hanno pagato perdendo tutto, cioè tutti gli italiani hanno sofferto i bombardamenti, hanno sofferto le rappresaglie politiche, hanno sofferto gli eserciti americani, no? Le marocchinate, quando si dice, no? Hanno sofferto tante cose, hanno portato gli americani e gli angloamericani anche la libertà, no? La possibilità di costruire un sistema democratico. Però, ecco, i Giuliani alla fine della guerra hanno trovato gli jugoslavi, hanno imposto un sistema dittatoriale di carattere comunista, e con tutto quello che abbiamo raccontato, e poi abbiamo perso, la nostra comunità ha perso tutto,
Non è perdere, cioè non è una cartina geografica, abbiamo perso la casa, abbiamo perso la comunità, abbiamo perso il parroco, abbiamo perso il contatto con i nostri morti, abbiamo perso tutto. Ecco, questa è la cosa, la tragedia proprio da far comprendere, io cerco di far comprendere ai ragazzi, no? Abbiamo perso tutto, tutto, e ci siamo ritrovati nei campi profughi, ospedali senza vetri, senza acqua corrente, mia madre si è ammalata, racconta sempre, oppure vecchie caserme. Senza il minimo di servizi disponibili, anni e anni, stati lì e poi magari troviamo chi scrive dei libri oggi, dei pamphlet, dicono vabbè, ma è successo a tutti. Beh, cosa significa successo a tutti? Dipende. Ecco, bisogna raccontare storia per storia, caso per caso, e il giorno di ricordo ci dà questa possibilità, ecco, di parlare degli italiani, una storia italiana con le sue, diciamo, con i chiaroscuri. Le sue strumentalizzazioni, però io penso che chiunque ascolti questo tipo di intervento, non perché siamo noi qui e ci auto decantiamo, però penso che chiunque si sintonizzi e non sappia di queste cose, un po' di curiosità nasca, ecco, per capire, ecco, delle tragedie, per comprendere tutto quello che magari non si è saputo nei libri di scuola, che come ho detto, almeno fino al 2001 non c'era una pagina che era dedicata all'Istria, a Fiume, la Dalmazia. Ecco, allora era facile dire arriva il fascismo e inizia tutto. Non inizia tutto col fascismo, è una storia lunga e va ogni volta contestualizzata, ogni episodio va contestualizzato per essere ben compreso, se no lasciamo adito alla strumentalizzazione. Bene, grazie, grazie davvero per queste ultime parole, Marino Micic. Veramente grazie perché per comprendere bene, ecco, bisogna ascoltare le testimonianze dirette anche. E la sua è una testimonianza diretta, lo è. Io non lo so, Presidente, voleva dire qualcosa? Stavo dicendo testimonianze vere, perché Certo. quello che bisognerebbe forse far uscire ancora di più, che la legge sia stata, la giornata è stata istituita quando il comunismo era caduto. Certo. Utilizziamo le parole, perché fino a quando c'è stato il comunismo che ha resistito, non se ne parlava. E se se ne parlava, si parlava come se fosse dei fascisti. Ero ragazzo, però mi ricordo che, ah sì, quelli sono i fascisti che sono venuti via. Questo era quello che l'ideologia comunista imperante dell'epoca dava come messaggio. Purtroppo i giornali, cioè, scusa Tiziana, non è che abbiano molto imparato dalla storia, ancora ragionano per schemi. Bene, ed è vero, io però devo concludere perché noi abbiamo dei limiti di tempo nelle nostre interviste con Daily Flash. Io ringrazio il Presidente Ficorilli, ringrazio tantissimo Marino Micic e spero di averlo anche successivamente in altri incontri. Saluto tutti i nostri ascoltatori e in attesa del 10 febbraio, per me che sono anche figlia di profugo e di esodato di Fiume. A tutti voi che ci state seguendo e che ci seguirete, buon 10 febbraio.